La trattoria Pizzeria del Sole ti aspetta a Rimini, in via Santa Aquilina numero 34, telefono 0541 75 63 96. Il Misano non aveva fatto prigionieri alla Santa Monica in questo campionato di promozione. La squadra di mister Zagnoli aveva fatto bottino pieno in tutte le sfide col conforto del proprio pubblico e puntava a ripetere l'esperienza anche nella sfida casalinga contro il Verucchio, in cui Gravina sicuramente è il giocatore che ci prova con maggiore continuità. Prima conclusione al terzo minuto in out, seconda possibilità creata proprio da Gravina, l'assist in area di rigore per Traini che viene abbattuto in area di rigore da parte di Guido May. Il rigore concesso dunque al Misano, la trasformazione del fantasista brasiliano Romildo. 1-0 per il Misano contro il Verucchio, subito sbloccata dunque questa partita che poteva rendersi insidiosa in caso contrario. E allora gioca in scioltezza il Misano con Menini che trova i guantoni di Venturini a dirgli di no. Parte opposta, grande esecuzione al volo di Berardi, blocca stendendosi a terra il portiere Bartolini. Ancora in attacco il Misano, ancora con i soliti due, Traini a stimolare i riflessi del portiere avversario e Gravina a realizzare il punto del 2-0. Un match che diventa ancora più in discesa per il Misano quando arriva l'espulsione, nonostante ci fosse comunque un giocatore in rientro accanto proprio a Guido May. Il cartellino rosso per il numero 6 del Verucchio, la possibilità dal limite di Gravina, calcio di punizione alto sopra la traversa. Insomma, si va al riposo con il Misano avanti di due gol, ma anche di un uomo rispetto al Verucchio. E in effetti nella ripresa il Misano si concentra per lo più a cercare di chiudere definitivamente i conti. Gravina fallisce da posizione favorevole, ma sempre lui in discesa libera, non cerca l'assist in questo caso, pecca di egoismo, evita il passaggio che sarebbe stato vincente per Marcaccini, trova la risposta di Venturini. Marcaccini si mette in proprio allora, sinistro debole, bloccato dal portiere ospite, e poi ancora all'88esimo minuto scatta il numero 10, scatta Gravina, entra in area, coglie l'esterno della rete, poi commette un errore, già ammonito, calcia via il pallone. A questo punto inevitabile la seconda punizione in un match praticamente concluso. Arriva l'espulsione per lui da parte dell'arbitro Zaccaria, abbandona mestamente il terreno di gioco. È questa l'unica nota negativa della vittoria, comunque netta, del Misano. 2-0 sul Verucchio.